Buongiorno a tutti, siamo qui per l'inaugurazione, anzi l'abbiamo appena finita, di questa tappa itinerante del Festival del Tarte, curato da Melania Ruggini e l'artista in questo caso C0110, Andrea, vero per tutti. Allora Melania, raccontaci questa tappa del Sì, Tarte. allora, del Tarte E dove siamo soprattutto? approda a Loreo, esattamente sulla fiancata delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Loreo, che è sempre stato un comune amico fin dalla prima edizione. Abbiamo lavorato sempre con le scuole proprio per portare la nostra street art e la sensibilizzazione verso quest'arte pubblica fin dalle nuove generazioni, e quindi abbiamo lavorato tantissimo in questo comune con dei murales a cielo aperto, appunto come questo, come Melinda Sefcic presso la rotonda della strada provinciale, con Gianluigi Zeni che ha fatto degli stencil per la caccia alla street art, con Tellas nelle cratere del Polesine e con Cento Canesio qui vicino nel parcheggio della stazione. È un appuntamento fisso ormai perché il comune di Loreo è un comune appunto virtuoso, come gli altri comuni del Delta del Po, dove stiamo creando un museo a cielo aperto diffuso di street art e speriamo anche di allargare i nostri confini non solo nella provincia di Rovigo e di Padova, grazie al bando Attivamente della Fondazione Cariparo che ci ha permesso di lavorare nelle scuole, ma anche appunto, perché no, a Chioggia, per esempio, sottomarina, negli stabilimenti balneari, insomma. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Grazie Melania. E allora, Andrea, che cosa hai voluto esprimere con queste tue opere d'arte? Questi due muri ho cercato di dar voce a due categorie di persone che ne hanno sempre troppo poca. Da un lato ho cominciato con una giovane donna, una ragazzina che tiene in mano il mondo luminescente. Alla base della veste della ragazzina ho raffigurato l'albero della vita, dai cui rami scaturiscono dei cuori stilizzati che poi vanno a seminare tutto il globo. Questo per il messaggio che ho voluto raffigurare, è quello che il mondo l'ha inteso non solo come aspetto naturalistico, ma anche come aspetto sociale, di interazione tra le generazioni, i rapporti e tutta la civiltà in genere. L'abbiamo lasciato un po' scassato a queste nuove generazioni e adesso la palla passa a loro, e con l'augurio che siano in grado di tenerlo in un modo più dignitoso di quanto siamo stati in grado di fare noi. Dall'altra parte, invece, ho raffigurato una maternità. Alla base della veste cresce sempre l'albero della vita, e questa maternità, questa donna con lo sguardo leggermente abbassato, guarda quello che è un simbolo di libertà che in una trasposizione un po' così fantasiosa rappresenta anche questa le nuove generazioni. La donna è creatrice, quindi chi meglio di lei può rappresentare la natura, la socialità, la matrice di tutte le cose. E questo sguardo abbassato, tenero, tende a stabilire un rapporto tra interiore ed esteriore, tra quello che è, come dire, il seme di questa umanità che entrambi tendono non a possedersi, ma ad essere collegati da un filo sottile che è quello che accomuna un po' tutti. Grazie Andrea. Melania, allora, il museo diffuso, perché e a che numero siamo arrivati? Allora, siamo arrivati al numero 53 precisamente, nel senso che finalmente abbiamo inondato di street art, insomma, il nostro territorio. Siamo partiti dal Delta del Po, da cui Delta Arte, questo nome, proprio perché vedevo delle caratteristiche che riguardano il museo diffuso. Innanzitutto, io che ho lavorato nelle gallerie d'arte, volevo un pubblico che fosse il pubblico della porta accanto, che fosse l'anziano piuttosto che il bambino che passa anche a caso davanti a un murales e si stupisce, si innamora, va a cercare, no, chi è stato l'autore, eccetera. Quindi aprire le porte
dell'arte rispetto ad un pubblico il più vasto possibile, proprio perché, come abbiamo detto oggi, la street art è una forma di arte democratica che non ha confini né da un punto di vista sociale né concettuale, anzi è un'arte diretta, immediata, che arriva con certi messaggi al cuore delle persone, alla pancia prima ancora che alla razionalità. E quindi questo è fondamentale, proprio perché questo non era un pubblico molto adatto all'arte contemporanea, quindi al solito fruire attraverso istituzioni e musei, ho deciso di sensibilizzare la popolazione confrontandosi tutti i giorni con queste opere, in modo tale che piano piano ci fosse maggiore attenzione e anche responsabilità, perché appunto i cittadini devono proteggere, tra virgolette, da atti vandalici possibili o dare testimonianza ai turisti che passano, anche spiegare, quindi diventare anche, diciamo, delle guide turistiche se vogliamo, o anche prendersi cura di questi artisti. Infatti ci sono stati per esempio degli anziani che sono venuti a trovare l'artista, che gli hanno chiesto come procedeva, che si sono appunto innamorati di quest'opera. Quindi diciamo che un museo a cielo diffuso, a cielo aperto, è molto complesso da un punto di vista sia organizzativo sia che di impegno, però insomma stiamo creando in questi anni veramente un'attività che sta piacendo molto al pubblico spicciolo, al pubblico normale che tutti i giorni passa per questi luoghi, e quindi auspico che altri comuni finalmente prendano a cuore questa causa e possano adottare un artista e adottare un'opera di street art. Grazie.